Mister Morelli, un campionato vinto non alla grande ma alla grandissima, con tante giornate di anticipo, frutto di una programmazione senz'altro iniziata con il giusto anticipo, tutto è andato come doveva andare, non c'è stato nessun imprevisto. Sì, siamo stati molto bravi a programmare, come hai detto bene tu, già dallo scorso anno quando ci siamo fermati col Covid. Devo ringraziare il Presidente perché mi ha dato una grossa disponibilità nella scelta degli uomini, poi sono stati loro molto bravi a perseverare sul lavoro, perseverare sul nostro obiettivo e anche nei momenti, come in tutte le famiglie, ci sono le difficoltà, siamo riusciti a superarle tenendo sempre in mente il nostro obiettivo che era il salto di categoria. Lo abbiamo fatto e di questo, ripeto, ringrazio tantissimo la società e i miei ragazzi che mi hanno veramente dato tanto. Vincere a Lamezia con la Promosport rispetto anche al passato è stato diverso? Qual è stata l'esperienza che ti è rimasta di più di quest'anno? Beh, io credo che l'emozione che si vive per vincere nel tuo paese è diverso. Ho avuto la fortuna di farlo in altre piazze, però vincere nel tuo paese sicuramente ti dà un'altra emozione e soprattutto farlo con una persona con la quale ci siamo cresciuti. E quel giorno che ha detto, diciamo, di avere il nostro rapporto, l'ho visto nei suoi occhi, gli ho visto tanta convinzione che mi ha trasmesso subito un entusiasmo particolare, quindi ripeto, è bello farlo nel tuo paese con gli amici. Bene, a nome di Stadio Radio, mister, consigliamo la targa come grazie. Miglior allenatore ovviamente del girone B, girone A di promozione e la vittoria del campionato. Grazie, grazie, gentilissimi, grazie. Presidente della Promosport Angelo Folino, un piacere vederla oggi qui in occasione della Supercoppa. Piacere mio. Prima della premiazione una domanda, nella targa con cui noi riconosciamo insomma la grande stagione della sua società, si parla di modello manageriale, di grande capacità, le chiedo qual è un po' il segreto di questo progetto e quali sono le ambizioni per il futuro? Il progetto, più che essere un programma manageriale, è stato un'attenzione in tutte le parti. È stata costruita una squadra e uno staff tecnico competente, sono stati scelti dei giocatori di categoria, che ringrazio tutti. I risultati sono arrivati sia per quello che si è programmato, per quello che si è gestito. Siamo stati anche fortunati perché ci sono stati dei momenti in cui col Covid e infortuni abbiamo avuto delle difficoltà che poi in campo non si sono riscontrate, in quanto chi è subentrato si è fatto valere, quindi grande soddisfazione. Per il futuro stiamo cercando, da domani in poi lavoreremo sul progetto, di allestire una squadra competitiva che in eccellenza vorremmo cercare di entrare tra i primi 3-5, quindi giocarci un campionato e sperare anche di ottenere dei risultati importanti. Grazie Presidente. Grazie a voi, grazie a Stadio Radio. Questa è la targa di Stadio Radio. Gentilissimi, grazie Antonio.